Nell'ottobre dell'anno scorso a Tenno era stato inaugurato il nuovo parco giochi educativo intitolato al compianto Roberto Galli, il giovane bancario vittima di un tragico incidente in scooter sulla Gardesana orientale ormai più di 3 anni fa. In quella giornata i bambini della scuola materna di Tenno lanciarono in cielo dei palloncini bianchi con allegato un messaggio in ricordo di Roberto. Ebbene, uno di essi ha compiuto un viaggio di 80 chilometri fino ad atterrare a Telve, in Valsugana. Lì è stato raccolto da un bambino della locale scuola materna, dando vita così a un gemellaggio tra i due istituti scolastici trentini. E questa mattina alla materna di Tenno, dove operano la mamma e la moglie di Galli, sono arrivati i bambini della scuola materna dalla Valsugana. Dopo la merenda a scuola e 2 chiacchiere con i compagni, i bambini si sono portati nel nuovo parco Galli, dove hanno utilizzato i giochi scientifici per fare l'attività didattica. Ne è seguito il pranzo preparato dai Nuvola per tutti i 140 bambini più il personale. Soddisfazione oggi, Presidente, per l'arrivo di questi bambini da Telve? Tanta soddisfazione, una soddisfazione che ha finalmente chiuso il cerchio con questo gemellaggio attraverso la scuola di Tenno e la scuola di Telve. Il tutto naturalmente è nato dal momento che è stato inaugurato questo bellissimo parco giochi scientifico che è stato donato dall'associazione a titolo di Roberto Galli, che è il figlio praticamente della nostra maestra e della nostra insegnante di inglese che è scomparso tragicamente 3 anni fa. Questo è stato un collegamento e il tutto è avvenuto con il lancio di palloncini da parte dei nostri bambini, sia della sezione gialla che verde che azzurra. I palloncini sono volati e guarda caso uno è arrivato proprio nelle mani di un bimbo di una scuola materna di Telve, con la scritta naturalmente della nostra mail. Abbiamo potuto essere contattati immediatamente e da qui è nata tutta questa bellissima organizzazione. E abbiamo portato questa mattina i nostri bambini di tutta la scuola, quindi 70, una settantina di bambini, in gita qua a Tenno per fare un gemellaggio, in quanto un nostro bambino, Riccardo, a ottobre ha trovato nel campo del suo papà un palloncino con attaccato un bigliettino azzurro con l'indirizzo, il numero di telefono della scuola di Tenno, con l'invito a metterci in contatto con la scuola nel caso chi lo trovasse. Ne abbiamo approfittato di quest'idea, abbiamo subito telefonato alla scuola di Tenno, abbiamo preso i contatti e l'ultimo passaggio per noi è questo, una soddisfazione grandissima. I bambini ci hanno lavorato sopra tanto questa storia, al viaggio di questo palloncino, e siamo qua un po' emozionati perché per noi è un traguardo. A proposito di questo bellissimo incontro, io devo ringraziare sicuramente tutto lo staff delle insegnanti della nostra scuola, ma non solo le insegnanti, le inservienti, la nostra coordinatrice pedagogica che ci ha seguito in tutto questo percorso e non solo, anche il nuovo comitato di gestione si è preso carico di far sì che questa giornata sia una giornata intensa e rimanga veramente nei cuori di questi bimbi di Telve. Il titolo del processo della nostra scuola che è il progettare insieme, maestra Carla, vero? I bambini l'hanno progettato con la matita, un foglio, dov'è Riccardo? Un foglio, la matita, si sono progettati il loro calcetto e dopo l'abbiamo realizzato con il loro aiuto e naturalmente con l'aiuto delle maestre per le cose che per i bambini erano troppo difficili da realizzare e con il consiglio dei bambini abbiamo deciso insieme a loro che questo sarà un regalo per la scuola materna di Tenno.